Sì, purtroppo è notizia fresca, è quasi ufficiale, quindi bisogna salutarsi. Ed è così, purtroppo. Vabbè, non abbandoniamoci alla tristezza. Prima di iniziare il video, le solite cose di rito, quindi. Ciao a tutti raga e bentornati sul canale del Critico. Oggi nuovo video a tema di calciomercato. E come sempre, prima di iniziare vi invito a lasciare un pollicione all'insù, mi raccomando. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti. Ci vuole un secondo raga ed è gratis. Ormai ve lo dico sempre, quindi non so più come farvelo capire, diciamo. Allora, detto questo, fatta questa piccola premessa, solite raccomandazioni, partiamo con il video. Io voglio partire con il video dicendo grazie Edin, dal profondo del cuore grazie per questi anni che hai giocato con noi, per i gol e per le emozioni che ci hai regalato. Veramente, soprattutto i gol al volo e soprattutto i gol nel derby, nei derby, cioè, ci hai fatto emozionare e ci hai fatto, diciamolo, ci hai fatto godere. Quindi cosa dirti se non grazie? Perdonate i rumori in sottofondo, ma veramente il mio quartiere in estate si trasforma in un gandiere edile. Tutti i lavori fanno, vabbè. Quindi, per tornare al tema del video, Dzeko praticamente è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Mancano veramente, non lo so, mancano veramente due cazziatelle e l'ufficialità praticamente. Passa al Fenerbahce a parametro zero. Quindi si libera un posto in attacco. Come sempre, noi interisti siamo molto sentimentali, quindi dispiace molto la partenza di Edin, perché comunque il suo lo ha fatto. Anzi, nel posto Lukaku si è caricato l'attacco dell'Inter sulle spalle e comunque ha fatto il suo. Quest'anno uguale, perché comunque Lukaku tre quarti di stagione non l'ha giocata, quindi si è caricato il peso dell'attacco dell'Inter sulle spalle. Sì, c'era anche Lautaro, però comunque a 37 anni ancora giocare a sti livelli, tanto di cappello e un applauso, bisogna farglielo. E niente, adesso vedremo la dirigenza cosa farà, come tapperà questa cosa. Comunque Dzeko lascia un vuoto, ma nei cuori e cioè nei nostri cuori, nei cuori degli interisti rimarrà per sempre, perché comunque, come diciamo sempre, chi la maglia ha onorato non verrà dimenticato. Quindi grazie di tutto Edin, e buona fortuna nella tua nuova avventura in Turchia. E niente, adesso, come ho detto, vedremo la dirigenza cosa farà, come si muoverà per comunque riempire le caselle che rimarranno vuote, in primis questa dell'attacco, e poi vedremo come ci muoveremo nel mercato. E niente, io comunque sarò sempre qui pronto ad aggiornarvi qualunque notizia esce fuori. E niente, io raga vi saluto, vi invito a restare sintonizzati sempre sul canale per nuovi video, e mi raccomando, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa partenza di Dzeko dall'Inter. Cosa vi lascia Dzeko come giocatore e cosa vi lascia di ricordo qui in Italia, che siate interisti, che siate romanisti, che siate milanisti, juventini, napoletani, quello che dunque. Comunque, cosa vi lascia Dzeko qui in Italia, che in questi anni che c'è stato. E niente,
Penso di aver concluso, vi ribadisco i saluti e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul canale del Critico.